Ehi, i tuoi genitori non ti supportano? So come ti senti. Guarda questo video, ti do la soluzione. Ciao, sono Fabio Gallerani e in questo video parliamo dei tuoi genitori, delle persone che ti hanno cresciuto e che magari oggi non stanno supportando la scelta di studiare quel determinato argomento, di diventare una determinata persona, di perseguire quella carriera sportiva che tu senti di avere dentro, di potercela fare veramente. Ti spiegherò in questo video come superare il non supporto dei tuoi genitori e riuscire ad andare avanti e fare successo in ogni caso. Sebbene io nella mia vita abbia avuto due genitori fantastici, ho avuto un periodo di profonda indecisione, di profonda crisi. E questo è accaduto quando nel 2009 decisi di cambiare università. Vedi, quando sei in una famiglia, diciamo normale, una famiglia che comunque deve razionalizzare il budget mese dopo mese perché non ha tutti questi fondi, non ha tutti questi soldi, permettersi di sbagliare, soprattutto con un figlio, con una figlia, è molto difficile accettare il fatto che il proprio figlio abbia sbagliato strada nella vita. Ti spiego adesso il perché. Quello che mi accadde nel 2009, ebbi una grande crisi di identità e magari tu ti puoi riconoscere in questo se sei un giovane, che non sapevo realmente cosa fare nella vita e quindi lasciai l'università di geologia e voglio farti vedere alcune immagini del mio ultimo film Vivi la tua missione dove ho raccontato la mia storia ed era veramente una situazione di confusione. Come vedi vagavo letteralmente tra un'aula e un'altra cercando risposte. Vedevo persone che si erano laureate, che comunque non vivevano una vita soddisfacente, quindi mi chiedevo, ma è tutto qui? È tutto qui la vita o c'è qualcosa di meglio? Beh, quando provi a spiegare questo ai tuoi genitori, che vuoi di più, che non ti accontenti del lavoro, 1.000 euro al mese, eccetera, eccetera, loro non capiranno. Sai perché? Perché vengono da un periodo storico in cui il sistema, la job economy, l'economia basata sul lavoro funzionava, ok? Funzionava e oggi purtroppo non funziona più. Ne ho parlato in un recente video dove parlo della fine del mondo del lavoro, che si pagano più pensioni di quanto si paghino gli stipendi, e che purtroppo anche l'INPS è in seria difficoltà per portare avanti un modello di supporto alle persone che chiaramente era interessante e funzionava fino a pochi anni fa, ma adesso è letteralmente obsoleto. Ora, detta tra di noi, i tuoi genitori non hanno colpe, ok? In realtà ce l'hanno una colpa. La colpa di tirare il freno a mano sulle tue ambizioni. Quindi non provare neanche un secondo a giustificare quello che vuoi fare o a spiegargli il perché oggi è diverso, perché non capiranno. Loro vengono da valori, probabilmente degli anni 70 o degli anni 80, che sono valori di un periodo storico in cui le cose andavano più o meno bene, valori in cui se avevi la laurea avevi una grande vita, ma oggi non è così. La laurea è il punto di partenza, non è detto neanche che con una laurea tu abbia successo nella tua vita, ok? Quindi quello che voglio che tu faccia è che tu non ti senta in colpa per un solo secondo, ok? Che tu però non ti faccia fermare da questi pregiudizi, da questo presunto aiuto che i tuoi genitori ti stanno dando, ma che in realtà ti sta tarpando le ali per diventare che devi diventare. Io nel 2010 ero di fronte a un bivio, ok? Ero di fronte al bivio se andare a lavorare e abbandonare per sempre la mia carriera universitaria, che poi non mi avrebbe portato niente, ok? Ma questo io lo sapevo già dentro di me, ma l'ho fatto per i miei genitori, per dargli una grande soddisfazione, per avere un figlio laureato. Oppure avevo l'occasione di incazzarmi e ribellarmi al sistema, di andare dall'altra parte del mondo, reagire, farmi una vita, tornare indietro, chiudere un capitolo ed avere successo. E scelsi la seconda. Quindi quello che ti invito a fare, giovane, se stai guardando questo video, io ormai ho 31 anni, non ho più 20 anni, quindi posso darti queste indicazioni, anche perché oggi sono riuscito a mandare in pensione mia madre, ok? 10 anni in anticipo, grazie ai miei risultati. Sono riuscito ad essere libero finanziariamente a 31 anni, grazie a ciò che ti sto consigliando. Quindi posso consigliarti queste cose, soprattutto so che quando hai un genitore che prova a tirare il freno a mano sulla tua vita, tu ti senti anche in colpa a non dargli ragione, a non seguire le sue indicazioni. Però per favore, fallo per te, fai l'opposto. Okay. Fai l'opposto. Se senti dentro di te, nel tuo cuore, che quell'azione ti può portare lontano, perché nella tua mente l'hai già vista, segui il tuo cuore. Ribellati. L'unico modo di avere successo oggi è ribellarti a ciò che non ti va bene adesso. Per questa ragione i ribelli, come il mio socio Matteo Pittaluga, che magari segui qui sui social, veramente si definisce un ribelle. Io sono un ribelle. Sono una persona che non ha accettato quello che mi veniva messo di fronte e voglio invitare te, giovane, a ribellarti e farlo per i tuoi genitori. Quindi non provare a giustificarti, non provare a fargli capire che quello che andrai a fare è giusto, perché non lo capiranno. Loro si stanno basando su dei valori che chiaramente hanno funzionato per loro, ma era un'epoca diversa e lo stanno facendo perché hanno paura dell'ignoto. Hanno paura di buttarti nell'ignoto. Questo è il mio messaggio motivazionale per te, giovane. Qualsiasi età tu abbia, se hai genitori che ti provano a fermare, ribellati e fai in modo di portare risultati e poi portare un beneficio a loro. Perché io non mi sono dimenticato di loro.
Quando sono riuscito, grazie ai miei risultati, a far andare in pensione mia madre con leggerezza, perché aveva l'opportunità di andare in pensione in anticipo, e sicuramente se io ero un disoccupato a 30 anni in casa con i genitori, sicuramente non avrebbe preso quella scelta. Non avrebbe fatto quella scelta sicuramente. Quindi ribellati, non giustificarti e sappi che se invece ti fai tarpare le ali, ti fai tirare il freno a mano, le conseguenze saranno devastanti. Tu non vuoi questo. Ormai i tempi sono cambiati, devi reagire, devi costruirti il tuo futuro e puoi farlo benissimo reagendo, acquisendo capacità altamente monetizzabili e diventando un'eccellenza nel tuo settore. Fallo adesso, fallo per i tuoi genitori.